Allora, te che denunci la banca perché ti hanno ostacolato, e il giudice dice che il fatto non sussiste, delle due l'una, o questa sentenza è una bufala, ovvero, nelle motivazioni lo leggeremo, Banca Italia sapeva. Se lo sa, ripeto, si apriranno degli scenari piuttosto interessanti per quanto riguarda il discorso delle azioni di responsabilità e del risarcimento agli investitori, ai risparmiatori, meglio dire. Così Pietro Ferrari, presidente di Federconsumatori di Arezzo, dopo la sentenza sul caso Vecchia Banca Etruria. Il primo procedimento si è concluso con l'assoluzione dei tre imputati: l'ex presidente Giuseppe Fornasari, l'ex direttore generale Luca Bronchi e il direttore centrale David Canestri. Sono stati infatti assolti dall'accusa di ostacolo alla vigilanza perché il fatto non sussiste, nel caso di Palazzo della Fonte perché il caso non costituisce reato in merito ai crediti deteriorati. Noi abbiamo presentato tre esposti, uno ad Arezzo, contro ovviamente il management e contro il consiglio di amministrazione, l'organo di amministrazione. Poi abbiamo presentato altri due esposti, uno contro Banca Italia, appunto, e uno contro la Consob, perché noi abbiamo sostenuto e sempre sosteniamo che questi due organi di vigilanza non potevano non sapere. La sentenza di ieri, beh, un po' ci comincia a rafforzare il nostro convincimento. Noi stiamo valutando, e sarà opportuno meno, fare anche qualche integrazione a quegli esposti, perché c'è un tema fondamentale. Parecchi riceveranno il rimborso dell'80%, residua un 20%, che comunque è perdita. Su questo noi non ci rassegniamo. Poi c'è il grande tema degli azionisti. Non ci sarà nessuna proposta da parte della banca, di quella banca che rileverà, secondo me è doveroso la faccia. Se non c'è, rimane solo l'azione di responsabilità. E non a caso abbiamo mandato noi gli esposti contro Banca Italia e contro la Consob, perché io sono convinto che se l'avessimo mandata solo nei confronti degli amministratori, io lo ripeto a tutti i risparmiatori che vengono da noi, anche se si riuscisse a fargli sequestrare la cuccia del cane, lì soldi se ne vedono pochi. Dove sono i soldi? I soldi sono negli organi di vigilanza. Coloro che avevano il diritto di vigilare con la loro vigilanza avevano il diritto di tutelare i risparmiatori e non l'hanno fatto.